Salve, sono l'avvocato Gennaro Lasciola del Foro di Trani e oggi ricomincio. Ricomincio con i vlog, così vengono detti, i video blog su YouTube. Il periodo estivo è stato abbastanza lungo, ho portato avanti determinati progetti, alcuni sono arrivati alla loro conclusione, quindi mi sono liberato un poco, altri sono in corso d'opera. Ora, quindi, partiamo con le novità. Una delle novità è stata introdotta con il decreto legge 83 del 2015, che è stato convertito in legge, la legge 132, sempre di quest'anno. Quest'estate il legislatore, il governo e poi il Parlamento si sono dati da fare e ci hanno modificato, hanno portato numerose modifiche in materia di fallimenti, di concordato preventivo, di PCT, tant'è vero che ad oggi, che è il 21 settembre 2015, non sappiamo ancora se e come possiamo fare le notifiche via PEC. Prima ci hanno dato questa facoltà, adesso è magicamente svanita. Staremo a vedere, come dico sempre, staremo a vedere. Vediamo la novità importante. La novità è in base all'azione revocatoria è stato introdotto un articolo, l'articolo 2929 bis del codice civile, che ha introdotto una sorta di revocatoria presunta oppure semplificata, così è stato definito da qualcuno. Vediamo che cosa consiste. Partiamo da che cos'è l'azione revocatoria. Di solito il debitore che ha l'acqua alla gola e sente meglio il fiato sul collo del creditore, cosa fa? Cerca di sbarazzarsi dei beni che hanno un grosso valore, beni immobili registrati. Beni immobili registrati cosa sono? Sono le automobili, basti pensare alle automobili di lusso o anche d'epoca, oppure i motoscafi, le imbarcazioni. Una volta che, quindi, come cerca di farli sparire? Cerca di venderli, oppure di donarli, oppure li fa costituire in un fondo patrimoniale, oppure li destina, costituisce un vincolo di destinazione su quei determinati beni. Allora va a creare quelli che sono degli atti pregiudizievoli per i creditori, perché il creditore ha come garanzia quel patrimonio, ma quel patrimonio viene meno. Allora il creditore cosa può fare davanti a questi atti che vengono posti in essere dal debitore? Può agire in giudizio, fa una vera e propria causa in giudizio con l'azione revocatoria e dimostrando determinati requisiti e quindi onerandosi di un grosso peso probatorio delle prove necessarie, va davanti al giudice in modo tale da rendere inefficace quegli atti, quindi atti vendita, donazione, vincolo di destinazione, nei propri confronti, in modo tale poi, una volta che ha quella sentenza, di agire attraverso l'azione esecutiva e ottenerne la vendita, però quindi avere un ricavato. Questo è quello che succede fino ad oggi. Arriviamo alla novità. Il legislatore, prima il governo e il Parlamento dopo, cosa hanno detto? È possibile che passare, quindi bypassare l'azione revocatoria, passare direttamente alla fase esecutiva, ottenere la vendita, anche se il bene del debitore è stato trasferito a terzi. Ma come? Se è stato trasferito con un atto di alienazione a titolo gratuito, un abominio giuridico, vabbè, poi ne parliamo, e poi oppure se quel bene è stato sottoposto a vincolo di disponibilità, praticamente è stato istituito un fondo patrimoniale oppure un trust e all'interno di questo trust oppure del fondo patrimoniale è stato inserito il bene immobile o bene immobile registrato. Queste sono le due categorie dei beni immobili, dei beni il cui oggetto, se sono inseriti in quegli atti, oggetto degli atti che possono essere oggetto della nuova revocatoria semplificata. Quindi praticamente il creditore, invece di andare davanti al tribunale con l'azione revocatoria, se ha davanti a sé l'atto fatto da un debitore che afferisce, che è stato fatto quindi con una donazione, un atto a titolo gratuito oppure vincolo di destinazione, può lasciare perdere l'azione revocatoria e passare direttamente all'azione esecutiva. Allora, il problema già sorge con la dicitura alienazione a titolo gratuito. O è alienazione, quindi abbiamo una cosa contro il prezzo,
poi a titolo gratuito, nel senso che a titolo gratuito vuol dire un atto con il quale c'è un soggetto che si assume un'obbligazione per far arricchire un altro soggetto. Quindi non c'è un do ut est, non c'è un dare avere, c'è solamente un dare, punto. L'utilizzo di questa dicitura, alienazione a titolo gratuito, può essere un refuso, ma potrebbe anche essere per far introdurre cosiddette alienazioni indirette, donazioni indirette, cioè quelle donazioni che vengono mascherate oppure si compiono determinati atti che effettivamente sottacciono un atto di liberalità, che sono volte ad ottenere un atto di liberalità. Allora, abbiamo già detto che, andiamo avanti, quei vincoli di disponibilità quali sono? Il trust o il fondo patrimoniale, per esempio. I beni che possono essere quindi oggetto di questa revocatoria semplificata, di cui l'articolo 2929 bis del codice civile, sono quindi i beni mobili registrati o i beni immobili. E vediamo, e quindi cosa succede? Che abbiamo visto che viene dato un grosso potere al creditore, perché il creditore sostanzialmente evita di fare un giudizio, evita di caricarsi di un onere probatorio. Allora, il legislatore, per controbilanciare questo grosso potere, cosa ha detto? Prima di tutto che il credito che viene così azionato deve essere esorto prima della trascrizione dell'atto pregiudizievole, quindi prima della, per esempio, della donazione. Deve essere esorto prima, proprio perché manifesta un'implicita malafede del debitore. Il debitore a cui viene a conoscenza sorto il credito, proprio perché sorto il credito, e quindi il suo debito, va a fare l'atto in modo tale, l'atto di donazione, oppure va a sottoporre quel bene a vincolo di indisponibilità, a vincolo di destinazione. Quindi c'è una presunzione, una sorta di presunzione di malafede del debitore. Inoltre, a differenza dell'azione revocatoria ordinaria, il creditore deve essere già munito di titolo esecutivo, quindi il credito deve essere stato accertato, sentenza, un'ordinanza, un decreto ingiuntivo, oppure anche un titolo esecutivo stragiudiziale, come può essere una cambiale, come può essere un accordo, trascuso una negoziazione assistita, un accordo di mediazione. Però deve esserci già il titolo esecutivo. E inoltre si deve peritare di andare a trascrivere l'atto di pignoramento, quindi immobiliare oppure nei pubblici registri per quanto riguarda il bene mobile, quindi deve andare a trascrivere il pignoramento all'interno dell'anno, entro un anno da quando è stata fatta la trascrizione dell'atto pregiudizievole fatto dal debitore. In poche parole, l'atto di donazione viene fatto oggi da parte del debitore, il creditore ha tempo di un anno da oggi per andare a trascrivere il pignoramento. Quindi da quando viene trascritto? Viene trascritto oggi l'atto di donazione, abbiamo un anno di tempo per andare a trascrivere l'atto di pignoramento. Ora, quando si parla di presunzione, in gergo tecnico-giuridico, si parla sempre di una inversione dell'onere probatorio. Ed è quello che succede, perché il debitore, che si vede sostanzialmente pignorato anche un bene che era stato sottoposto a vincolo, anche se era stato donato a terzi, per resistere alle pretese del creditore, per dire vedi che non è ragione, quel credito non esisteva, oppure ti ho già pagato, oppure non ci sono le condizioni per azionare l'articolo 2929 bis, cosa può fare? Deve fare lui causa al creditore con l'opposizione agli atti esecutivi, oppure l'opposizione all'esecuzione in questi casi. Comunque deve fare opposizione all'esecuzione, al procedimento di esecuzione. Quindi il legislatore non ha fatto altro che caricare poi tutto l'onere probatorio che era in carico al creditore, che avrebbe dovuto esperire l'azione revocatoria, lo fa postumamente, lo fa caricare lo carica direttamente sul debitore, che dovrà azionarsi se vuole far valere i propri diritti.
Questo tipo, questo è, diciamo, questo è quello che dice la norma. Ora, questa norma non creerà pochi problemi, anzi, prima di tutto rischia di andare a travolgere molti atti, molti trasferimenti che devono essere per forza di cosa fatti a titolo di liberalità, anche per esempio se sono contenuti in un accordo transattivo. E mi riferisco in particolar modo agli accordi contenuti nelle separazioni. C'è un grosso patrimonio immobiliare, i coniugi si accordano come dividerselo, sportano quegli accordi nella convenzione di separazione e quindi danno seguito a quegli accordi. Sicuramente ci saranno, verranno fatti degli atti. Quegli atti, se vengono interpretati a titolo gratuito, potrebbero essere travolti dal nuovo istituto, quindi è un creditore che si va a peritare di andare a trascrivere il pignoramento e quindi entro l'anno ha tutte le carte in regola per farlo e lo potrebbe fare. Inoltre, qual è l'altro problema? Che così facendo la norma ha introdotto, proprio il periodo dell'anno di trascrizione, ha introdotto un anno in cui il bene immobile registrato che è stato donato sotto vincolo di destinazione più difficile, però meglio, è stato posto in trust, è stato costituito in trust, sarà non più commerciabile per l'anno, perché logicamente il terzo acquirente, se sa che quel bene riviene da donazione, avrà tutti gli interessi ad aspettare l'anno, oppure a preferire quell'affare, a preferire un affare a quello dove c'è la donazione di mezzo, dove c'era prima il trust, cioè il vincolo di destinazione. Quindi questo è uno degli effetti collaterali della nuova norma. Ora, seguitemi, se questo video vi è stato utile, seguitemi sui social. Se condividetelo, mettete mi piace sul video. Io come al solito sono avvocato Gennaro Varacciuolo, vi aspetto al prossimo video e questa registrazione come al solito diventerà un podcast. Alla prossima!